questa grande convinzione che un mi piace può aiutare. Radio Mi Piace, Radio Mi Piace. Mi fa volare. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piace. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piace. Buon venerdì 2 febbraio. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, con la conferenza stampa di ieri del direttore sportivo Sogliano si è archiviata definitivamente la sessione di calcio mercato invernale. Ora riflettori puntati solo sul calcio giocato. C'è un Venezia-Bari mica male che ci attende. Nella puntata odierna ascolteremo alcuni passaggi della conferenza stampa del direttore sportivo del Bari, ma ampio spazio al preview di Venezia-Bari con notizie, rubriche e ospiti in collegamento telefonico. Allora partiamo subito, puntata davvero ricca, ma prima di iniziare vado a salutare il mio compagno di viaggio Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao Nicola, buongiorno, un saluto a te e a tutti i tifosi del Bari all'ascolto. Linee aperte sin da subito per i tifosi del Bari all'ascolto, contattateci per dirci la vostra, magari anche sulla conferenza stampa di Sogliano che tra un po' andremo ad ascoltare, o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda ovviamente la partita di domani contro il Venezia. Quello che vi chiediamo è come finirà Venezia-Bari, fate il vostro pronostico, potete commentare sulla nostra pagina Facebook Tanto non capirai Orgoglio Barese su Radio Mi Piace, un post per commentare la trasmissione con noi. E allora partiamo subito ascoltando cosa ha dichiarato in conferenza stampa l'uomo mercato del Bari, Sean Sogliano. Tanto non capirai. Io non faccio il mercato per me stesso, mi dispiace che purtroppo qua si fa troppo fantamercato e fantacalcio, e invece noi, chi fa questo lavoro, deve rimanere molto coi piedi per terra. Quando c'è stata da fare un mercato cercando di cambiare tanto, l'abbiamo fatto e siamo stati criticati. Quando abbiamo fatto un mercato cambiando poco, l'abbiamo fatto e siamo stati criticati. Io non, sicuramente non faccio il mercato per prendere un bel voto, un brutto voto, è l'ultima cosa che mi interessa, ma l'ho detto anche quando mi avete fatto questa domanda. Il mercato di gennaio è stato innanzitutto un mercato per risolvere due problematiche, che erano due giocatori fuori lista, e sono state risolte perché Martigno è andato all'Ascoli e Greco è andato a Foggia, che era una situazione che si era creata, che non era giusta, era spiacevole, ed è stato risolto questo problema. L'obiettivo primario era di prendere Memushai, nonostante sia stata una trattativa avviata con il suo agente, dove il ragazzo ha sempre dato disponibilità a questa trattativa, però giustamente l'ultima parola, come diceva il procuratore del giocatore, era sempre da dare da parte del Benevento. Il Benevento ha deciso che il giocatore si doveva muovere da Benevento solamente comprando il cartellino del giocatore, che è un giocatore che per me è molto forte, che mi sarebbe piaciuto prendere, però comprare un giocatore che ha 29-30 anni, 31 anni scusa, e pagarlo 1 milione, che è questo il costo che è costato al Benevento, non è una cosa che secondo me potevamo fare, non potevamo, ma non era neanche giusto. Quindi noi avevamo sempre cercato di prendere il giocatore in prestito e poi magari diventare titolare del suo cartellino in base agli eventi di classifica, ma comprarlo non era giusto e quindi abbiamo lasciato stare. Non abbiamo voluto prendere un altro centrocampista, perché secondo me prendere un centrocampista tanto per prendere in questo momento non lo trovo giusto, perché mi sono stancato sinceramente di avere questa sensazione che quelli degli altri sono sempre più forti dei nostri. È una cosa che fa male a tutti, fa male a più che altro ai nostri giocatori. Noi ogni volta dobbiamo andare alla ricerca di qualcosa di più bravo, di qualcosa di più forte dei nostri. Io penso che un esempio è Greco, è andato a giocare a Foggia, non è che è andato a giocare in Australia. Qua a Bari non si poteva cambiare, non poteva scendere in campo, che era un giocatore finito, un giocatore zoppo, un giocatore malato, un giocatore che ha smesso con la testa. Gioca a 50 km, gioca titolare, farà bene, farà male, non lo so. Però questo lo dico lui, ma potrei farne altri tanti di casi. Anderson non è una posizione svanita, è una scelta societaria, era in mezzo a 2-3 trattative, poi quando si arriva alla fine il prezzo lo fa sempre chi compra. Abbiamo deciso che secondo me un ragazzo giovane come lui, che ha giocato poco perché è arrivato da poco in Italia, se viene venduto a determinate condizioni il Bari non può rifiutare. Se viene venduto a una cifra che secondo noi un po' non è abbastanza, o abbiamo la speranza
visto che crediamo in questo ragazzo, di realizzare di più, a metà stagione deve rimanere e abbiamo fatto questa valutazione. O si prendeva un giocatore di caratura superiore a quelli che abbiamo o non aveva senso prendere un giocatore per fare l'alternativa. Al di là del discorso Andrada, che rientra in un discorso di un giocatore giovane che arriva dall'Argentina e che lo valuteremo, ma non è che arriva da una squadretta, arriva da River Plate, che è come se fosse una squadra, fosse il Milan o l'Inter o la Juve in Italia, quindi, però al di là di questo è un'operazione diversa, in prospettiva questa. Poi se il ragazzo ci darà una mano questi mesi, ancora meglio, però è un discorso che si valuterà con il tempo. Prendere un'alternativa secondo me non lo trovo giusto, perché o si prendeva un giocatore, ripeto, di caratura superiore o no, perché le alternative non è vero che non abbiamo, secondo me c'è Improta che può giocare, ma ci sono, che gioca sempre, no, che può giocare, ma ci sono altri giocatori che possono in mancanza di Improta giocare lì, come Iocolano, come magari provare Balcove che è in una posizione più alta, come magari mettere un attaccante come ha fatto il mister con Floro Flores. Non è vero che non abbiamo alternative, secondo me. Intanto trovare un attaccante più forte di quelle che abbiamo noi a gennaio, intanto non so se c'è, non è la nostra portata dal punto di vista economico, perché se tu vai a vedere gli attaccanti che si sono mossi a gennaio, o sono operazioni che noi neanche potevamo avvicinarci, oppure sono giocatori che non hanno niente da invidiare ai nostri. Poi ripeto, parla sempre il campo. Noi siamo intervenuti in difesa perché mi sembra che dopo 21 partite del girone di andata il reparto da rinforzare, e lo dicevano i numeri, era la difesa. Non è, anche l'avete detto tutti voi, non l'attacco, perché l'attacco è sempre stato fino a 5-6 partite qua uno dei almeno dei primi 5 attacchi del campionato. Radio Mi Piace. E questo è il direttore sportivo del Bari, Sean Sogliano, Sogliano che ha anche aggiunto che per quanto riguarda la rosa ampia, quasi tutte le squadre di Serie B hanno rose di 28-29 giocatori. Poi per quanto riguarda Grosso, il DS ha difeso a spada tratta l'allenatore del Bari, dicendo che non interferisce con le scelte dell'allenatore. L'unica volta che l'hanno fatto è stato quando hanno deciso di mandare in tribuna Djavan Anderson. Sogliano che quindi ha sottolineato quello che in qualche modo ho messo in risalto anche io qualche puntata fa, vale a dire le reazioni magari esagerate della piazza, della tifoseria, parte della tifoseria a determinate operazioni di mercato. Quindi non posso che essere d'accordo con lui quando sottolinea questo aspetto. Tuttavia, caro Sogliano, mi sarei aspettato qualche ammissione di colpa, perché comunque gli errori ci sono stati, non come quelli dell'anno precedente, della stagione precedente, però errori ci sono stati sia nel mercato d'agosto sia in questo mercato, l'abbiamo detto ieri. Invece Sogliano ha scaricato le colpe prima sui tifosi e poi indirettamente sulla proprietà, perché ha detto chiaramente che certi giocatori il Bari non può permetterseli. Luca. Beh, direi che questo forse è l'aspetto più importante, perché è chiaro che Sogliano ha delle colpe che probabilmente provengono proprio dalle sue gestioni precedenti, perché i giocatori che ha portato soprattutto a gennaio dello scorso anno hanno in un certo senso bloccato questo mercato. Penso a Salzano, ma penso anche a calciatori magari che non ci sono più in questo momento, non fanno più parte della rosa del Bari, che come Rajčević, ma che sono ancora di proprietà del Bari, che purtroppo non hanno dato le risposte che ci si aspettava. Anche per quanto riguarda il discorso Greco, un discorso che facevo già ieri prima della conferenza stampa di Sogliano, se non vi era appunto la certezza di raggiungere comunque un calciatore, come lo ha definito lui giustamente, di categoria superiore come Mushai, Greco si poteva tenerlo, perché non credo che sia considerabile inferiore rispetto a un Salzano. Quindi vediamo, ci sono stati degli errori, sono state fatte anche delle cose buone, speriamo insomma che il campo poi dia le risposte più importanti. Poi insomma, diciamola tutta, non credo che Greco, facciamo questo esempio, sia andato via per colpa dei tifosi. Ora io sottolineo determinate cose che non mi stanno piacendo, però ora su Greco non è che ho letto chissà che cosa. Greco si è andato via perché la società Sogliano ha deciso che non facesse più al caso del Bari, quindi non è che scarichiamo anche un'operazione di mercato sui tifosi. I tifosi sbagliano in certi commenti, in certe prese di posizione che a me non piacciono, però caro Sean, caro direttore, non puoi dire che Greco è andato via perché il tifoso del Bari non piaceva, il tifoso del Bari criticava. Se l'avete mandato via, evidentemente non era un calciatore che rientrava nel progetto tecnico. E allora leggiamo come sul forum dei tifosi del Bari, su orgogliobarese.it, si sta commentando questa conferenza stampa di Sogliano, perché come al solito ci sono tanti commenti interessanti. C'è
l'utente Geronimo Stiltron, che dice: tutto sommato non ha detto eresie, la cosa positiva è che ha difeso a spada tratta l'allenatore, che a mio parere è la cosa principale per proseguire la stagione senza affanni. Poi l'utente 90, siamo obiettivi, Sogliano quest'anno ha fatto un buon lavoro, niente di eccezionale, ma più o meno quello che mi aspettavo da lui. Sono gli errori che ha fatto lo scorso anno che ci stanno costando caro, quello che abbiamo un pochino già detto. Poi l'utente Pier01, mi è piaciuto come ha difeso Grosso, questo vuol dire che almeno in società c'è coesione. Poi il moderatore Volder Galletto dice: in sintesi, secondo Sogliano il problema sono i baresi. Sì, certo, Memushai ad 1 milione non andava bene, ovviamente non andava bene, aver riempito però la squadra di gente d'auspizio con stipendi allucinanti, che ora risulta risulta difficile vendere, invece va bene. Colpa dei paresi che dopo 2 scontri diretti persi, prendendo pallate in faccia, pretendono anche qualche minimo cambiamento. Poi l'utente 1969, è facile scaricare i propri orrori contro la piazza, che fine, chi ha fatto fuori Greco? Certo, avessimo saputo che non sarebbe arrivato neppure un centrocampista, si poteva valutare di tenere il buon Leandro, quello che ha detto anche Luca Deleteris, piuttosto che vedere in campo Marrone. Soldi non ce ne sono, ma il Frosinone per 150.000 euro ha preso Conè dal Cesena, mentre lui scopre a fine mercato che Memushai si può prendere solo a titolo definitivo. Luca, al volo, quest'ultima frase secondo me di quest'utente è molto molto significativa, che ne pensi? Beh sì, perché quella di Memushai era una questione che doveva risolversi in tempi più brevi. Ci sta alla perfezione il suo ragionamento, per cui non ha ritenuto opportuno investire una cifra così alta per un calciatore di 31 anni, però d'altro canto c'erano altre opportunità di mercato che potevano essere colte al volo. Un esempio calzante appunto quello di Conè, calciatore in scadenza con il Cesena, che probabilmente non è, diciamo, tecnicamente ai livelli di Memushai, ma è un calciatore di prospettiva importante. Intanto chiedo alla regia di far restare in linea Luca Deleteris. Siamo pronti per lo spazio dedicato ai numeri, le curiosità e soprattutto la storia del nostro Bari. Ci dice tutto, come ogni venerdì, il nostro database biancorosso Giancarlo De Peppo. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori tifosi del Bari. Allora, approfitto della presenza simultanea sia di Luca Deleteris che di Giancarlo De Peppo. Chiedo prima a Giancarlo e poi a Luca Deleteris. Ieri c'è stata la seduta d'allenamento, in pratica da quello che ci risulta sono rientrati tutti, ha svolto seduta differenziata solo Sissé, quest'oggi seduta mattutina, quindi recuperato Nenè, a quanto pare anche Brienza, che non viene citato nel report diffuso dalla società. Chiedo prima a Giancarlo, poi a Luca, quale 11 dobbiamo aspettarci per domani e soprattutto quale modulo. Giancarlo. Ma come modulo io penso più un 4-3-3. Penso che in attacco, se si vuole cercare di recuperare il giocatore, bisognerebbe dare, credo, almeno dal primo minuto un'opportunità ancora a Kozak, considerato anche che Nenè si è appena ripreso. Tutto qui. Luca. Beh, io sono sostanzialmente d'accordo sulla conferma del modulo rispetto alla penultima gara, ritorno al 4-3-3 rispetto alla gara con l'Empoli. Al centro dell'attacco sinceramente mi aspetto invece la presenza di Floro Flores, perché è stato veramente impiegato pochissimo nelle ultime settimane, quindi magari mi aspetto un'opportunità anche per lui. E magari a centrocampo la conferma di Petriccione ed Henderson a dispetto di Bascia. E vedremo domani che formazione schiererà Fabio Grosso. Giancarlo, commentiamo questo calciomercato biancorosso. Ieri abbiamo chiesto ai nostri radioascoltatori di dare un voto, ora chiedo a te un voto a questo calciomercato, ovviamente con anche un giudizio annesso. Ma diciamo che quello che andava rafforzato era la difesa, al di là della sciagurata prestazione contro l'Empoli e i 4 gol al passivo che potrebbero far pensare che il pacchetto arretrato non sia stato rinforzato. Credo che appunto la retroguardia sia stata sistemata con gli arrivi di Oikonomu e di Akite, anche perché di Akite lo possiamo considerare in un certo senso un acquisto di gennaio. Pereur sarà valutato dopo,
a parte i pericoli di squalifica. Giancarlo, da chiarire la questione over. Sogliano ha detto che non ci sono giocatori in esubero, però facendo qualche calcolo potrebbe essercene uno, non si è capito in Perrer con quale formula è giunto. Tu come la vedi? Allora, da alcune parti, anche se il Bari non ha specificato, nel suo comunicato per Empereur l'acquisto a titolo temporaneo, non ha specificato se con diritto di riscatto o meno, da altre parti si è parlato di una di un trasferimento a titolo temporaneo con opzione di riscatto per il Bari. Da altre fonti si rileva che non ci sarebbe più la... diciamo l'obbligo di avere il diritto di riscatto per considerare i prestiti nati dopo dal 94 in poi under, quindi anche in questo caso Empereur sarebbe comunque un under. Giancarlo, ieri in conferenza stampa Sogliano ha affermato che tutti gli obiettivi primari fossero, appunto, come hai detto anche tu, rafforzare la difesa, liberarsi dei fuorilista. Ti è piaciuta la conferenza stampa del direttore sportivo? Ma io ho visto qualcosa in registrata sui social, non l'ho seguita in diretta. E mi è piaciuta. E diciamo che ognuno deve fare il suo. Sogliano ha cercato di fare il suo anche di fronte ad alcune domande un po' pepate, come per esempio quella sulle 22 formazioni in 23 partite. Dal suo canto aveva ragione a dire perché questo non si è detto quando la squadra era terza o quarta in classifica. Diciamo che è coinciso il termine del calciomercato appunto con questa partita sciaguratissima in casa con l'Empoli, quindi l'ambiente è un pochino scosso. Speriamo che la squadra voglia svoltare in quel di Venezia. E a proposito di Venezia Bari, quanti i precedenti tra il Bari e il club lagunare? I precedenti in Serie B, ci limitiamo sempre al campionato cadetto, sono 16, con il Pierluigi Penso, lo stadio nel piccolo isolotto di Sant'Elena a Venezia, avaro di punti in genere per i biancorossi, perché abbiamo 9 partite perse su 16, 5 pareggi e 2 sole vittorie, devo dirti che l'ultima vittoria è in un certo senso beneaugurante, perché l'ultima vittoria è stata esattamente 60 anni fa, e cioè il 2 febbraio 1958 per 1-0 con rete dell'ala destra De Robertis, Gigino De Robertis, che era un barese di Ceglie del Campo, purtroppo scomparso 3 anni fa dopo essere emigrato a Chicago. Giancarlo, se pensi ad un Venezia Bari in particolare, quale gara del passato ti viene in mente? Ovviamente non mi parlare di quella di Tuta, perché... No, quella di Tuta è meglio lasciarla stare. Mi viene in mente purtroppo quella del 19 giugno 2004, quando con le reti di Brellier e quella a tempo scaduto, ma il tempo non scade mai finché non fischia l'arbitro, al 94esimo di Biancolino, il Venezia ci condannò sul campo alla retrocessione in Serie C. Per fortuna poi i fallimenti di Biancone e Napoli fecero ripescare il Bari insieme al Pescara. Giancarlo, veniamo agli ex. Ce ne sono dalla parte del Venezia, mi sa qualcuno sì. Sì, da parte del Venezia ce ne sono ben 3, però uno non sarà in campo, e cioè Bentivoglio, che è squalificato, ha avuto una bella squalifica una settimana fa per ben 3 turni, e poi ci sono anche 2 terzini sinistri che ricordiamo di recente a Bari, e cioè Del Grosso e Agostino Garofalo. Invece da parte nostra ci sono 2 ex di parecchi anni fa, infatti qualcuno, più di qualcuno non se lo ricorda, e cioè Delia e un altro che probabilmente non sarà in campo, e cioè Salzano. Venezia Bari che verrà arbitrata dal signor Chiffi di Padova, quindi un arbitro veneto. Quali precedenti con questo direttore di gara? Senti, come sempre precedenti agrodolci, più acri che dolci, pensando per esempio alla partita di Empoli dell'andata, quando fummo sconfitti sotto la sua direzione per 3-2,
oppure come per esempio una partita al Cardiopalmo in casa in notturna contro il Pescara, con rigore iniziale a favore del Pescara e pareggio del Bari negli ultimi minuti, 2 anni fa. Però devo dire che abbiamo anche un buon precedente a fine dicembre del 29 dicembre del 2013, quando al Piola di Novara il Bari, sotto la direzione dell'arbitro Padovano, si impose per 1-0 contro i piemontesi con un gol di Sciaudone. Fu l'anno campionato della cosiddetta remontada. Devo dire che quest'arbitro, anche se un po' severo in alcuni casi, secondo me è destinato alla fine di questa stagione a passare alla Cannes di Serie A. Sì, sì, secondo me è uno dei più bravi. Vediamo come si comporterà domani. Perfetto, Giancarlo, grazie mille, come sempre è un piacere ascoltarti. 30 secondi? Vai, anche 40, vai. Voglio ricordare un tifoso barese doc che ci ha lasciato pochi giorni fa, Antonio Scuccimarra, una persona veramente per bene, legatissimo al Bari, però uno di quei tifosi col Bari dentro, ma sempre con garbo, con educazione. L'abbiamo ricordato ieri, un radioascoltatore ci ha inviato un messaggio, ovviamente siamo felici di rinnovare questo ricordo. Bene, grazie mille Giancarlo, buon weekend e forza Bari. Sempre, forza Bari, ciao, ciao. Ciao Giancarlo. Bene, leggo qualche messaggio prima di andare in pubblicità, tantissimi messaggi. Allora c'è Franco che scrive: Greco non è stato messo fuori rosa da noi tifosi, dopo 60 anni vinceremo 1-0. Poi Pasquale: buongiorno Nicola Persogliano, sembra che Greco sia stato messo fuori dai tifosi e non dalla società. Poi sono Alessandro: Sogliano ha dichiarato l'obiettivo sono i playoff. Sì, questa è un'altra cosa che non abbiamo detto, ma per quanto riguarda Memushai contesto la perdita di tempo, la cessione di Galano l'hanno bloccata gli ultras. Vabbè, queste cose non abbiamo assolutamente conferma, quindi non la confermiamo. Con una squadra che non dà certezze, fare pronostici è sempre un rebus. Anche questa squadra quest'anno, con questa squadra resteremo in Serie B. Ciao Saverio, speriamo di no. Poi ci scrive Elena da San Pasquale: vinciamo 2-0 con doppietta di Floro Flores, speriamo. E poi un altro messaggio: Sogliano ha ragione, se soldi non ce ne sono, ma la colpa la possiamo dare a Giancaspro. In fondo nessun imprenditore barese ha il coraggio di investire, e quindi la colpa non possiamo darla a Giancaspro, perché nessun imprenditore ha il coraggio di investire nella squadra del capoluogo pugliese. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Radio Mi Piace. Bene, rieccoci. Vi ricordo il quesito odierno: come finirà Venezia Bari? Fate il vostro pronostico. E siamo giunti al momento dello spazio riservato a squadra e tifoseria avversaria. Siamo infatti in collegamento col Veneto, col giornalista di Triveneto Gol.it, Andrea Martucci. Buongiorno Andrea e ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai. Buongiorno a voi e a tutti gli radioascoltatori. Allora Andrea, Venezia che dopo un periodo non proprio positivo è tornato alla vittoria nell'ultimo turno battendo il Cesena, momento non superato? Sì, beh, chiaramente era molto molto importante tornare alla vittoria per la squadra arancio-nero-verde, anche perché, come avevi detto tu, insomma, erano passati circa 2 mesi e mezzo, tenendo conto anche ovviamente della lunga sosta che la formazione lagunare non riusciva a vincere. Aveva passato una settimana sicuramente molto molto intensa dal punto di vista psicologico,
po' di preoccupazione per mister Inzaghi, che vedeva la sua squadra in alcune partite anche collezionare diverse palle gol, però poi non riuscire a finalizzare. È stata invece una squadra, diciamo, che è tornata a saper difendere molto bene e a saper sfruttare l'occasione che ha avuto, e quindi insomma tre punti molto molto importanti, soprattutto dal punto di vista psicologico, quelli ottenuti sabato scorso. E adesso appunto arriva il Bari al Penso, una partita secondo me da tripla, perché insomma anche il Bari deve insomma rifarsi da una brutta sconfitta. Il Venezia vuole proseguire e vedremo come va a finire, però sicuramente dal punto di vista del pronostico una partita aperta a qualsiasi risultato. Andrea, come esce la squadra di Inzaghi da questa sessione di calciomercato? Quali le principali operazioni in entrata e quali magari anche in uscita? Beh, allora, per quanto riguarda l'entrata, si è parlato molto su quello che doveva essere, insomma, il reparto offensivo aggiornato. In realtà, poi alla fine è arrivato Litteri dal Cittadella, poi anche Firenze, per quanto riguarda, insomma, il reparto un po' avanzato, anche se Firenze può giocare anche come centrocampista. Mentre per quanto riguarda gli addi davanti, il più importante è Moreo, che è andato alla Palermo, poi in prestito, che era del giovane che era arrivato da Firenze, Mlakar, che appunto è andato via, e poi è andato via anche Signori. E l'ultimo arrivato, per quanto riguarda appunto il mercato, è arrivato Frey in prestito dal Chievo, squadra nella quale sostanzialmente non aveva trovato più posto, era finito fuori lista, e questo è stato, diciamo, il giocatore ultimo arrivato in ordine di tempo e fuori condizione, ovviamente, perché non ha minuti sulle gambe, però teoricamente dovrebbe essere giocare a destra come quinto di centrocampo, dovrebbe tra virgolette rubare il posto a Zampano, perché anche nell'ultima partita su quel ruolo non ha giocato appunto Zampano, ma ha giocato Bruscacin. E quindi, poi per quanto riguarda la difesa, c'è stata la conferma in blocco della difesa. Quindi parlando anche proprio della formazione che potrebbe scendere, ecco, in campo, quindi qual è l'11 anti-Bari che possiamo aspettarci per domani? Beh, credo che ci sarà una conferma di quello che si è visto sabato scorso, ovvero Audero, Santo Audero come l'ha chiamato il presidente Giota Copina, perché insomma è riuscito a salvare il risultato in 2-3 occasioni in maniera clamorosa l'ultima partita. Poi la solita difesa con tre centrali, e quindi con Andelkovic, Modolo e Domizzi. Sulla destra, come vi dicevo, dovrebbe esserci ancora Bruscacin, almeno che mister Inzaghi decida di riproporre Zampano. Davanti alla difesa ci sarà Stulak, perché ricordiamo Bentivoglio deve scontare ancora due giornate di squalifica per quello che era successo negli ultimi minuti di Salerno. Poi sulla sinistra ci sarà Garofalo, e nel ruolo delle due mezzale ci dovrebbe essere Falzerano, e dall'altra parte sul centro-sinistra Suciu, e davanti Litteri e Geico, che ha segnato il gol decisivo sabato scorso. Un Geico che teoricamente dovrebbe essere tra virgolette un nuovo acquisto, nel senso che nel girone d'andata non era riuscito ad allenarsi bene per le continue problemi fisici,
e quindi dovrebbe con Litteri formare lui la coppia d'attacco. Tandem offensivo. Andrea, nella gara d'andata il Venezia riuscì a battere il Bari giocando una partita, insomma, in contropiede, chiudendo tutti gli spazi. Credi che la squadra di Inzaghi giocherà così anche domani o magari tra le mura amiche potrebbe avere un atteggiamento tattico differente? Diciamo che dal punto di vista tattico un po' il Venezia si è trasformato, perché appunto con il fatto che se in fase difensiva era una, diciamo, una cassaforte, non era semplice per gli attaccanti avere molte palle gol a disposizione, e però poi alla fine era anche poco efficace l'attacco. Quindi dal punto di vista tattico diciamo che la squadra ha cercato di avere qualche iniziativa dal punto di vista della, di come orchestra diciamo l'azione nell'alimentarla davanti, un po' diverso rispetto a quelle che erano le prime partite del campionato. Poi ricordiamo che insomma questa è una partita che il Venezia gioca in casa, quindi secondo me sarà un po' diversa rispetto a quella partita d'andata dove onestamente appunto il Venezia era rimasto nella propria metà campo e ha sfruttato al massimo l'occasione, soprattutto quella del gol. Infine Andrea, ti chiedo quanti spettatori saranno presenti al Penso, ti chiedo se hai un dato magari sui biglietti venduti per il settore ospiti e poi quale clima dal punto di vista meteorologico dovranno aspettarsi i tifosi biancorossi che giungeranno in Laguna. Allora, per quanto riguarda i dati, la società non è ancora messi a disposizione. Teniamo conto che siamo nel periodo del carnevale a Venezia, indubbiamente se qualche tifoso del Bari ha voglia di insomma assaporare diciamo la città veneziana anche dal punto di vista turistico, è sicuramente un weekend molto molto importante. Purtroppo però, almeno guardando un po' le previsioni meteorologiche, non ci saranno le belle giornate e quindi di conseguenza anche la presenza del pubblico al Penso sconterà sia il fattore insomma dell'aspetto carnevale, del periodo dell'anno con una Venezia invasa dai turisti e dal punto di vista appunto meteorologico con probabilità che ci sia anche un po' di pioggia, questo forse qualche tifoso rimarrà a casa. Mm-hmm. Comunque ma i nostri tifosi sono dei temerari, attorno ai poco più di 3.000-4.000 persone, ecco, questo dovrebbe essere più o meno il numero di spettatori al Penso. Va bene Andrea, io ti ringrazio, ci hai dato tante notizie interessanti, ti auguro buon lavoro col sito trivenetogol.it e buon lavoro, grazie ad Andrea Martucci. Grazie, buona giornata anche a voi. Ciao, grazie mille. Allora andiamo avanti perché c'è un'altra notizia da dare, insomma una notizia, ieri voi sapete l'ultima operazione di mercato è stata quella che ha riguardato Elio Capradossi che ha lasciato Bari per far ritorno alla Roma. Capradossi che ormai, come fanno quasi tutti i calciatori che lasciano Bari, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un saluto alla città e ai tifosi. Leggiamo il messaggio di Elio Capradossi: ringrazio Bari e tutti i tifosi baresi per questo anno e mezzo, mi porto dietro una grande esperienza, un bel ricordo, inoltre faccio un grandissimo in bocca al lupo alla squadra per il continuo della stagione. Questo lo scrive Elio Capradossi. Diamo una rapida occhiata ai giornali, alla rassegna stampa quindi di Tanto non capirai, ovviamente tutti i giornali sono i titoli sono tutti incentrati sulle parole di Sogliano ieri in conferenza stampa. Gazzetta del Mezzogiorno: Sogliano a tutto campo, Bari stai bene così, vogliamo i playoff, esonerare Grosso mi viene da ridere, vivo alla giornata ma imposto il lavoro come se dovessi restare in un club per oltre 10 anni. Queste le parole messe in risalto sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Poi Corriere dello Sport, articolo di Antonio Guido: Sogliano dice tutto, fiducia
in questo Bari, grosso lavori, sereno, obiettivi possibili. Il mancato arrivo di Memusciai il Benevento non l'ha voluto più dare. Gazzetta dello Sport, Sogliano ricarica Bari a Venezia col veleno. Beh, speriamo proprio sia così. Per quanto riguarda Galano, Sogliano ha detto Allegri tiene fuori Dybala eppure non passa per matto. Questa frase ora tra un po' la commentiamo con Luca Deleteris. Per quanto riguarda la partita di domani, ballottaggio Floro Kozak e la difesa sarà 3 o a 4. Luca, parlavamo di Galano, Sogliano ha fatto questo paragone con Dybala, sei d'accordo? Beh, no, perché comunque c'è da dire che nel momento in cui comunque non gioca Dybala nella Juve ci sono tanti calciatori che magari non saranno tecnicamente a livello di Dybala, ma che possono sostituirlo alla grandissima. Penso a Douglas Costa, Bernardeschi, comunque calciatori di livello internazionale, mentre penso che Galano sia per il Bari un punto fondamentale, sia assolutamente insostituibile e debba dunque essere sempre comunque al centro del progetto tattico, perché è veramente un calciatore con qualità importantissime. Intanto ci stanno giungendo tanti messaggi di radioascoltatori che ci chiedono cosa è successo tra gli ultras e la società per quanto riguarda Galano. Ragazzi, queste sono voci, noi non abbiamo assolutamente nessuna conferma, quindi non possiamo commentare una notizia che non ha assolutamente al momento nessuna ufficialità, quindi sono voci, l'abbiamo appreso oggi da qualche messaggio che ci è giunto. Bene, è veramente tutto anche per quest'oggi. Vi ricordo che le repliche di Tanto non capirai sono disponibili sul canale ufficiale YouTube di Radio Mi Piace, ma sono anche su Spreaker, quindi ascoltabili come podcast. Cercate Nicola Lucarelli e troverete le puntate della trasmissione, ma potete anche ascoltarci in replica sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Mi Piace. Allora ringrazio e saluto Luca Deleteris. Luca, buon weekend e forza Bari. Ciao Nicola, buon weekend a te, forza Bari, speriamo insomma che si torni a vincere. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Forza Bari, speriamo in una bella partita. E ciao da Nicola Lucarelli.